Registrando e ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti al primo video su Dark Souls 3. Ebbene, è uscito oggi stesso e io ovviamente mi sono subito fiondato, l'ho comprato a mezzanotte preciso, l'ho scaricato. E sì, siamo qui su Dark Souls 3, la prima volta che gioco un Dark Souls su PC. Sarà una bella avventura abituarsi ai comandi da PC per un consolero come me. Ho già messo a posto le impostazioni e tutto, quindi non ci resta altro che fare nuova partita. La luminosità spero che per voi vada bene come va per me su 5. Visuale asse va benissimo. Ta-ta-ta. Va bene, vai. Successivo. Legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yon the giant. Kindled will rise. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. And so it is that Ash bellissimo. Bello bello, mi piace. Bene, durante il video vi ho alzato un pochettino il volume e adesso arriviamo nella parte più lunga. Allora, la creazione personaggio ha sempre lo stesso stile. Hanno messo però anche cosa si ha come equipaggiamento iniziale. Nome. Darkness. Maschio. Si vede molto, devo dire. Facciamo che classe mettiamo?
discriminato, almeno vediamo cosa stiamo creando. Allora, no, 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 volevo dire età. Anziano no. Ma sì, mettiamolo giovane. Classe la scegliamo. Dono. Ok, allora vediamo. Iniziamo con le cose davvero importanti per il gioco. Un anello decorato con un piccolo giallo rosso aumenta i punti vita massimo, quello il solito, insomma. Benedizione divina. Ripristina tutti i punti vita e cura gli effetti di stato. Purissima. Ripristina tutti i punti vita. Non capisco per quale motivo bisognerebbe prendere la benedizione nascosta. Bomba nera. Una bomba. Gemma di fuoco. Per potenziare le armi col fuoco. Guerriero, certamente non un giocattolo. Anima libera. Tuffi anche usare per tornare numerose anime. Questo ci potrebbe dare un boost all'inizio. Moneta d'oro arrugginito. Questo per il PvP. E questo qui tipo fa smettere i mostri di attaccarmi. Onestamente sono molto tentato a prendere l'anima perché così ho un boost iniziale, non mi piace tanto prendere altri tipi di oggetti. Anche questo qui però mi ispira molto per un semplice fatto di arrivare più avanti nel gioco, di un late game dove magari una gemma di fuoco potrebbe servirmi per affrontare chissà quale nemico, magari proprio vulnerabile al fuoco. La domanda è se è un materiale che serve per uppare o se è uno di quelle specie di resine che si trovano ogni tanto in Dark Souls solitamente. Forse però gemma di fuoco mi pare più una cosa da incastonare, quindi una cosa simile. Penso che andrò con l'anima libera in ogni caso. Volti predefiniti. Partiamo da un volto decente, così almeno. Cioè, non vorrei mai avere un personaggio che inizia così, non sa nemmeno aprire gli occhi, mi pare Brock. Onestamente il plebeo mi sembra alla fine il più decente. Corporatura. Robusto, molto robusto. Parte superiore robusta, parte inferiore robusta. Testa grande. Allora. Una cosa così, un bel pompato, mi pare che ci stia bene. Allora. Età l'abbiamo già. Fisico. Muscolatura. Praticamente, minchia, un super saiyan facciamo. Ah, peli. Ma sì, facciamolo uomo. Uomo, uomo. Allora, testa è un pochettino più grande perché così sembra un cretino. Essere onesti, eh. Con la testa così piccola. Forse un po' troppo grande ora. Così, ok, torso. Ah no, addome, vediamo un po' l'addome. Ma onestamente l'addome lo lascerei così. Onestamente. Torso era un pochettino esagerato. Anche le braccia mi paiono un pochettino esagerate. Le gambe mi paiono invece un pochettino piccole, quindi facciamole così, ok. Anche questo è fatto. No, come faccio a salvare? Ok? Boh, indietro. Le modifiche verranno annullate. Perché? Ah, ok, devo dargli l'ok con E. Dovete dirmelo. Ok, dettagli corporatura. Questo era il fisico, giusto? No, 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 no. Dettagli corporatura, l'abbiamo fatto. Sottotono pelle. La madonna, un pochettino nero, eh. No, non sono un pelle rossa. Questo mi ispira però, eh. Questo è esagerato, però.
Penso che questo ci stia. Carnagione. Colore pelle l'abbiamo appena fatto, va bene così. Piuttosto andiamo a guardare. Va bene. No, no. Ma io come calori, a me va bene così come colori. Va bene. Massima, queste cose qui alla fine dei conti vanno bene così. Dettagli volto. Lineamenti. Giusto un tocco. Pochettino più marcato, vai. Io di solito quando faccio sti cosi mi vengono malissimo, in forma del volto va bene così. Barba, baffi, vai, questo è importante. Colori, capelli, no, qua però allora mi servono prima. Barba, vai. Ah, oh, mamma mia, barba, ok. Mi prendi in giro, mi prendi. Ok, così gli diamo un po' di profilo e riesco a capire meglio cosa gli sto andando a dare a sto povero cristiano con la barba. Però penso proprio che mettiamogli un coso così, dai. Va bene. Nera, dai. Capelli invece diamogli qualcosa di un filino più stiloso. Questo non sembra nemmeno male, eh. Non è male, non è male, non è male. Sopracciglia. Deve sembrare un pochettino incazzoso. Se no, barba, colore barba, vabbè, ciglia. Sicuramente queste qui extra lunghe, ma vanno bene così come sono, dai. Va bene così. Indietro. Pupille. Colori iridi, vai. Bel coso così. Ok. Quella destra invece è diversa, dai. Quasi rossa, vai così. Bello, bello, bello. Ok. Si possono fare abbastanza tante modifiche. Ok, da sinistra a destra cambia soltanto la dimensione. E onestamente così non è male, eh. Però sembra un cieco, quindi magari no. Questo qui, essendo scuro, sembra che abbia un occhio nero. Cioè, l'iride sinistra, nera, intendo. Va bene così. Trucco. Va bene com'è. Tatuaggio, marchio, tatuaggio, vai. Ah, no, in faccia i tatuaggi li odio, ragazzi. Probabilmente si potranno mettere anche più sotto. Colore e poi c'è anche la modifica, vediamo un po'. Ah, ok, questo rende le cose molto più interessanti perché una cosa del genere, una cosa del genere, se noi la prendiamo.
E la mettiamo così. Tac. Tac. E tac. Dà un'impressione figa. Più grande, così sembra che io sia stato colpito, cioè io, che lui sia stato colpito da qualcosa di grande, qualcosa di feroce. Ok, perfetto, quindi qua possiamo andare indietro. Sono completamente a posto con questo. Ok. E raga, per adesso va benissimo così. Ora, al posto del discriminato, adesso dobbiamo decidere la classe. Questa è una parte molto importante. Allora, in teoria sarei molto, ma molto, ma molto tentato a prendere il cavaliere. Perché il. Devo sempre fare prima finire le modifiche. Perché il. Vi spiego. Il cavaliere è piuttosto semplice da usare a livello meccanico, nel senso non bisogna essere troppo veloci. Io, dato che sto iniziando con mouse e tastiera, sarei tentato a far quello. E che cos'ha? Pugno la lancia, utilizzo un miracolo curativo. No, 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 no. Ladro, no, 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 no. Coltellini non mi piacciono. Piuttosto l'assassino. Armi da fondo. No, lo stregone me lo scordo subito. Piromante in teoria è divertente, però. Preferisco la tipica build. La destra salvata consente una coppia di scimitarre. Soltanto che non voglio giocare, voglio giocare con lo scudo. Pesante ascia da battaglia. Quindi lui è per la build di. Principalmente io un coso così lo userei a due mani, fare una build full forza, ma dato che voglio fare una via di mezzo fra resistenza e forza, mi sa che prenderò il cavaliere, che parte con la spada e lo scudo. Ottimo. L'anima, eh? Ok. Ragazzi, si parte. E inizia la nostra avventura su Dark Souls 3. Spero di non averci messo troppo a creare il personaggio. Andiamo a vedere quant'è che ci ho messo. È da video, sto zitto. Ok, quindi il mio modo di fare questo genere di video sarà questo. Quando ci saranno dei video farò silenzio, così voi potrete tranquillamente leggere senza problemi. Ok, con questo si fanno i perri. Con questo si rotola o si va indietro. Come si scatta? Vabbè, adesso arriverà sicuramente un messaggio che mi dice. Ok, attacco normale con R paro. Ottimo. RT attacco potente, grazie. Però com'era? Control, no, maiuscolo. Esatto, se tengo premuto maiuscolo faccio l'attacco potente, insomma. Così l'affondo. Ok, perfetto. Con F in pugno, due mani. Era rotellina. Esatto, la rotellina, vai.
Questi saranno uno spasso da farli con questo coso qua. Ok, andiamo avanti di qua. B, passo indietro. B più L, rotolata. Passo indietro. Rotolata. Vai così. E questo era abbastanza chiaro. Poi. Movimento più B, scatto. Perfetto. Se poi faccio così, salto anche. Posto. Anima di un cavaliere abbandonato. Ottimo. Ok, ora. Andiamo. Devo prima di tutto però impostazioni. Tu stai giù un attimo, va? Ho bisogno di sensibilità mouse. No, vabbè, uno, non esageriamo. Ok. Sì, perfetto. Eh sì, vabbè, l'arma con cui sono equipaggiato, questi qua li è one shot. Questi qui sono più o meno come... Ah, fiaschetta Estus Cinireo. Qua devo abituarmi che... Ah no, posso anche fare con la rotellina? Sì. Questo qui... è quella che ho raccolto prima. Questo qui mi ridarà la barra blu, immagino, no? Ok, va bene, dai. Va benissimo. Dietro un nemico, colpo critico. Ah, dato che sono connesso online, trovo anche varie cose. Ah, tu stai zitto un attimo ora. LT parata, contrattacco dopo una parata. Oh, sto provando qua, eh. Stai zitto un attimo. Non ho ancora capito esattamente come funziona la roba con le parate. E come faccio a usare le fiaschette Estus. Ah, così, ok, perfetto. Calcio. Bichera. Ok. Ci metterò un attimo ad abituarmi, eh. R, cioè X lì usa oggetto. Equipaggio arma a due mani e arte di come a due mani. Ce l'ho fatta a fare un parry, ottimo. Ok, questa cosa dovrò assolutamente, ma assolutamente controllarla molto molto bene, eh. Ok. Questa cosa devo fare proprio pratica, devo proprio fare pratica, altrimenti, cioè, i parry sono una cosa che non ci sono cazzi. Bisogna fare pratica. Ok. Da lì dietro sono... non c'erano ancora fuochi, cioè, come si chiamano? Bracieri, no. Non diamene si chiamano. Vabbè. Sì, focolari, ecco, focolari. Luce, ombra, luce, ombra, luce, ombra. Siamo ad andare nell'ombra, dai. È stato anche il primo posto che ho visto. Torno indietro. Ok. O c'è qualcosa che non vogliono che vedo. O non saprei. No, quello non è un mostro, vero?
Oh cazzo. Ce la faccio ad affrontarlo sto coso? Oh, sti cazzi, quanto regge. Cazzo, cazzo, cazzo. Morire la prima volta così, no, vi prego. Cazzo. Non ditemi che mi segue, eh. Minchia, ok. Ah, l'ho usata? Ok, non me ne ero nemmeno accorto. Quindi non moriamo perché altrimenti perdo subito le poche anime di quell'oggetto, che non è quello buono che ho trovato prima. Ah, vabbè, ma qua ho già un coso, un fuoco, ok. Accensione, ho pure sbloccato un arcivo, un obiettivo, vai. Ho trovato il riposo, ottimo. Cimitero della cenere, esci. E come faccio a salire di livello? Ed Estus. Ok, dato che qua recupero l'Estus. Devo dire che l'animazione dell'Estus è piuttosto veloce, eh? È piuttosto veloce. Ottimo, ottimo a sapersi. È il genere di cose che uno si deve ricordare sempre. Dai. Vabbè, allora. Fermiamoci un attimo che, come ho già detto, voglio abituarmi a fare i parry. Perché è una cosa fondamentale da imparare. Ok. Aia. Non sono riuscito. No, no. Va bene. Sti cazzi, sono morto, perfetto. Vabbè, le anime quindi le raccolgo da qua. Questa cosa devo piazzarmi lì, imparare. Deve uscirmi più spontaneo fare i parry, una cosa molto importante in Dark Souls. Non dimenticherò mai quante volte, soprattutto in Bloodborne, erano importantissimi. C'erano dei boss che praticamente senza parry non li potevi battere, che poi non erano parry ma erano dei contrattacchi con la pistola, eh. Però assolutamente una cosa che devo imparare. Poi devo sempre staccare lo scudo appena non lo uso. Ok, per rifatto. Non mi piace il fatto che non riesco a farle il primo colpo, è quello che mi fa arrabbiare. Quindi, un'ultima volta. Ho perso vita? Mi ha colpito prima? Allora. Non capisco perché non avevo tutta la vita, è una cosa che non... Boh. Va bene, in ogni caso usciamo, dai. Basta affrontare Ciccio Bello qua. Vieni qua. Prima di andare a saltare in posti strani. Voglio uccidere loro.
e vedere dove mi porteranno quei salti, insomma. Qua, vai, 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 tac, tac. Tocca a me. Ottimo, ottimo, ottimo. Però mi ha colpito. Ci metterò un attimo, ad abituarmi a tutti. Oh, cazzo. Sicuramente ci metterò un attimo ad abituarmi a mouse e tastiera. Qui dove si va? Dai, Ciccio. Dai, Ciccio. Dai, Ciccio. Bravo. Ha fatto una bella cosa. Sei morto. Ok. E qui invece cosa c'è? Vabbè, da qua ci sono venuto. Ottimo. Possiamo andare avanti di qua. Oh, c'è un altro. Vai, vieni, vieni. Tac e tac. Ti sta bene. Ok, ottimo. Ah, questo qui è invece il posto dove volevano che saltassi. Ok, allora possiamo andare a provare a saltare, insomma. Dov'è che devo saltare? Ah, il primo colpo, ragazzi. Frammento di titanite. Ottimo, 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 ottimo. Perché vorrò potenziare le mie armi un giorno o l'altro. In caduta, attacco in caduta, vai. Ok, perfetto. Ah, fatemi capire, siamo già al primo boss. No, sono appena arrivato, volete già uccidermi ancora? Perché non diciamo cazzate, sono già morto una volta. Disperato tentativo, invece è morto. Chiamano ancora una. Ok, va bene, ragazzi. Lui non si muove. Non è che io sia masochista che voglio a tutti i costi subito toccarlo. Prima andiamo a vedere, magari non devo, magari. È una specie di boss opzionale dove gli posso passare di fianco, no? No, sti cazzi. Ok. Bene. Detto ciò. Rimuovi la spada. Facciamo questa bella cosa. Facciamogli questo favore, diciamo. Vai, vai, affrontami. Ok, se mi colpisce con tutta la combo mi fa togliere lo scudo. Aia. Assa puttana. Sti cazzi. Ok, le fiasche a testo di vita ne ridanno comunque. Ok, dobbiamo schivare un po' di più, eh. Ok. Aia. Aia.
sti cazzi. Che male. Sembra che faccia più male ora, eh. Ok, questo non lo posso parare, lo devo schivare. Aia, che male. Non ho più Filaschestus. Ne avevo ancora una? Ottimo. Pensavo fosse vuota. È più lento. Molto più lento, devo abituarmi. Ok. Ok, schivato stavolta, eh. L'ho schivato, come cazzo ho fatto? Ok, un attacco, dai, ce la faccio. Dai. Porca puttana, ragazzi. Bello. Spada spirale. Brace ripristinata. Questa è la brace. Non li chiamano più bracieri, non li chiamano più falò, ma brace. Falò acceso, falò. Allora, cosa vuol dire brace? Brace. Giù, come si chiama? Gundir il giudice. Oh, ragazzi, è il primo tentativo. Fatemi i complimenti, cazzo. Ok. Ora, una cosa che mi sono dimenticato di fare è guardare il mio inventario. Perché non l'ho guardato. Allora, vediamo un po'. Questo qui... Rimuovi. Rimuovi, certo, rimuovi. Voglio vedermi in faccia io, eh. Molto meglio, molto meglio. Ok. Ora dovrei aver trovato quella spada lì, che non sembra nemmeno tanto male, eh? Quindi andiamo su equipaggiamento e guardiamo un po' la spada. No, dov'è la spada spirale? Dovrebbe essere qua. Un oggetto qua forse? Ma cosa dico? Questa qui è quella forte di anima. Ok. No, comunque non esiste quella cosa chiamata spada spirale che mi hanno dato, a quanto pare. Questo è per il patto. No, nemmeno qua. Inventario. Ah, è una chiave. Ok, allora se è una chiave, ovvio che mi servirà ad aprire quella porta. Di là, oltre al posto dove c'è scritto di non andare, non c'è niente. Però mi devo comunque ricordare di quel posto lì, perché ci voglio tornare a tutti i costi. Ci sarà sicuramente qualcosa da scoprire. Poi quel mostro lì, secondo me, droppa qualcosa di utile. Ho questo presentimento. Apri. Questo pesante portone. A lui basta aprirlo di così tanto, perché lui è il nostro eroe. Ok. Potevo farlo un po' più chiaro, almeno si vedeva un po' meglio il suo volto, però va bene così. Allora, di lì si sale. Qui ci sono oggetti. Spada spezzata. Apri menu, grazie, non lo sapevo. Lì c'è un oggetto che voglio ovviamente andare a prendere. Ottimo. Ho
osso del ritorno. Questo serve a tornare al falò. Ogni volta che lo uso, torno al falò e lo posso usare una volta, ovviamente. Oh. Comunque, sta tastiera qui sto iniziando a notare che ogni tanto ha dei problemi, eh? Perché ogni tanto. Comunque, ragazzi, la grafica, mamma mia, l'hanno fatta da paura, eh? Sbaglio o sto bruciando, tipo? Oh, ragazzi, sto bruciando, che figata. Lì c'è qualcosa di un po' più grosso. Stai zitto, si era buggato, era rincoglionito, era. Buttiamolo giù, dai. Andato. Addio. Ok. Di cui non c'è niente, no, posso interagire con niente che c'è qui. A questo punto, io come al solito voglio svuotare sempre tutte le zone perché tutti i giocatori di Dark Souls sanno che a Dark Souls piace nascondere tante cose. Aia, sti cazzi! È un arciere, non l'avevo mica notato, eh. Con un colpo solo, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, qua non voglio cadere. Ci saranno sicuramente cose nascoste in giro ovunque, ovunque, ovunque vada. Quindi devo trovare tutto. Ok, allora questo qui mi pare il posto più ovvio dove posso continuare per la strada. Ah, questo qui è morto qua, quindi. Meglio fare attenzione. Andiamo prima a destra, allora, dai, se lì c'è morto qualcuno. Oddio, magari. Porca puttana! Mi hai fatto spaventare, muori, bastardo d'un cane. Minchia, ragazzi! Mi son cagato in mano, ma seriamente, eh. Io non capisco perché brucio. Boh, vabbè, brucio. Minchia, ragazzi, mi sono cagato in mano in una maniera bastarda. Brace. Ok, dato che prima c'era scritto brace ripristinata, sicuramente ho nell'inventario adesso la brace e la brace la potrò usare, no? Segno oscuro. Brace, ecco qua. Dona la forza della fiamma, aumenta i punti vita massima fino alla morte. Ecco perché ho così tanti HP. Quindi meno muoio e più accumulo punti vita. Praticamente. O forse hanno un sistema di HP simile a quello di Dark Souls 2. Possibile anche quello. Ok, dato che a destra c'era un cane e qui qualcuno c'è morto, mi aspetto che anche qui ci sia un cane. Qui ne muoiono tanti, cazzo. Campana, anima morente, ok, ottimo. Braccia ancora. Ottimo. Ah, qui si poteva anche salire. Mica ci avevo fatto caso a sta cosa, eh. Vedete che. Come dicevo, se non si controlla tutto bene in Dark Souls, poi ci sono le fregature. Che non si trovano le cose. Sti cazzi, non stare attento. Ok, ora. La mia prossima preoccupazione è il tizio che c'è lì in fondo.
Perché sembra un pochettino più cazzuto, diciamo, comunque. E vabbè, ma se mi muori con due minchia che stavano qui. No, non è morto. Cosa cazzo muoiono questi? Non riesco a capire con cosa muoiono. Vabbè, andiamo di là, dai. Tossico più avanti. Stai attento, nemico temibile. Contrattacco richiesto dopo. Ok. Ok, dai, non è impossibile. Aia. Aia, 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 aia. Ok. Il tossico è pericoloso. Il tossico è pericoloso. Le cose si fanno sempre più interessanti, ragazzi. Ok. Il mio problema è che non ho capito come cazzo si fa a salire di livello, ragazzi. Ho missato qualcosa, stato. Livello 9. Livello 9, ho capito, però se non mi fai salire. Non è che devo. Inventario. Allora, vediamo un po'. Perdi anime e torni al follow. Mentre questo qui torna al follow. Bla bla bla. Quindi, sempre usare quello. Ripristina il collegamento con altri. Esili il fantasma. Il tuo mondo. Bla bla bla. Frammento di titanite. No, no, no. Spada rotta. Mi serve. Allora, quindi quel coso lì. Se mi becca quella full combo, io muoro. Però. Se non mi becca quella full combo, muore lui, in poche parole. Quello è. Questi qui li salto, non mi serve ucciderli. Che altro voglio tornare senza rischiare troppo alle mie anime, perché erano un bel po', eh. Certi nemici è meglio non farli aspettare troppo, ucciderli immediatamente, così almeno si risolvono problemi vari. Ok, mi hanno messo l'anima un pochettino più vicino. Che carini che sono stati, guarda. Ok. Ora, sto pensando, se io lo portassi di sopra non dovrei preoccuparmi di cadere. Quindi svuotiamo qua e lo combatterò qui sopra. Ok, non vorrei interferenze dal cane, però ok. Tentativo numero due, ragazzi, tentativo numero due. Vieni, figliolo. Ti insegno io cosa cazzo vuol dire fare il culo a qualcuno. Dai. Dai.
Ok, via. Aia! M'ha preso! Come cazzo m'ha preso? Mamma mia. Ok. Allora, ragazzi, io vi direi che a questo punto vado a recuperare le anime e poi finisco l'episodio di questa volta, perché è già praticamente un'ora di video questa. Dato che non voglio dover caricare un'ora di video ogni volta, mi sa che per oggi lo finisco qui. Anche se a questo punto, ripensandoci, sarebbe forse stata meglio un'interruzione al boss piuttosto che qua, perché così è un pochettino brutto. Però, considerando il tizio un boss, possiamo dire che nella prossima puntata faremo il culo a quello stronzo. Mi inventerò qualcosa, perché per forza, non posso mica lasciargli fare quel cavolo che vuole, eh. Qua. Anima morente. Ok. Andiamo, torniamo indietro e finiamo l'episodio di oggi. E ve l'ho detto, la prossima volta che vi collegherete mi vedrete uccidere il tossico. Anche se mi sa che per uccidere il tossico ci verranno un po' di tentativi e dovrò fare l'abitudine ai perri, perché secondo me se faccio quei due riesco bene. In ogni caso, come vedete, i miei punti vita massimi sono diminuiti nel momento in cui sono morto e non sono riuscito a conservare la bracia, a quanto pare si chiama. In ogni caso, ragazzi, prima di chiudere o cose simili, devo controllare una cosa a tutti i costi. No, dove sono? Messaggio, sistema, equipaggiamento, inventario. Bla bla bla. No, 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 no. No. Come cavolo si fa a fare l'inchino, ragazzi? Oddio, fatemi controllare. Dovrebbe essere select, però non so a che tasto è assegnato select. Allora, vediamo un po'. Apri menu, menu dei gesti, G. L'hanno messo su G. Ah, e allora? Ragazzi, no, che cosa fai? Non questo. Indica in giù. Saluto, ok. Ragazzi, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Un'ora per cercare ste emotico. Bella ragazzi, ciao.